Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Affari 4K. Come vedete sono già in assetto Karate Kid per stare sotto al sole, perché qui il sole non scalda ma uccide, e ho adottato questa tecnica, ragazzi, in modo che il sudore non mi venga sugli occhi, ed è una tecnica che funziona veramente bene. Seconda puntata dedicata all'Integra, ragazzi. Come vedete il ponte è funzionante, quindi procedo subito, ragazzi, perché l'urgenza è grande, a togliere la scatola dello sterzo, perché poi la devo consegnare entro settimana prossima, perché ci vorrà una settimana che me la facciano, che me la revisionino, e poi subentrano le ferie, quindi chiuderà l'azienda, quindi devo assolutamente dare priorità a questo lavoro. Poi procederemo anche a tirare giù i bracci posteriori per sostituire i carammelloni. Inizio già mollandomi il piantone dello sterzo, ragazzi. Un piccolo suggerimento per mollare il piantone dello sterzo, ragazzi: naturalmente lo dovremmo mollare dalla parte sotto, praticamente, non dobbiamo portarci dietro anche lo snodo. Però pensate già a quando dovrete andare a rimettere sulla scatola dello sterzo, prendetevi già avanti col pensiero. Mollatevi anche questo, perché così lo snodo salirà, vedete, può scorrere qui di un bel po', anche fino a qui. Così poi voi siete indisturbati, mettete su la scatola dello sterzo e riabbassate questo agganciandolo al piantone della scatola dello sterzo. Se voi non mollate questo, ok, adesso mollate giù la scatola dello sterzo, ma quando poi andate a rimetterla su, questo vi intriga e fate fatica da sotto a spingere la scatola dello sterzo, mentre così lo spostate e siete tranquilli. Sostanzialmente, ragazzi, per rimuovere la scatola dello sterzo di ste macchine dovete smantellare tutta la macchina, dovete spostarvi le leve del cambio, dovete, se siete fortunati, staccare il pezzo di catalizzatore, se siete sfortunati come me che è tutto ruggine, dovete togliervi completamente la marmita. Vedete, me la sono spostata tutta indietro perché le tre viti del catalizzatore sono ruggini, quindi rischierei di romperle. Per il resto, ragazzi, quando vi siete mollati le testine di sterzo e testine sospensione, basta, sostanzialmente viene giù tutto, tutto quanto il telaietto. Ovviamente dovete mollarvi il supporto motore qui, basta mollare la vitina, e i due tubi che portano l'olio del servosterzo, questo e questo qui. Uno ha la fascettina, uno ha da 17, mi sembra, vite da 17. Dai, procediamo. Comunque perde veramente un casino, cioè continua a gocciolare, ragazzi. Scusate, ragazzi, era da 14. Ho perso l'occhio. Eccolo qui, ragazzi, il nostro gruppo scatola sterzo. Come vedete, non sarebbe stato possibile toglierlo col telaio su, perché intanto qui siamo chiusi e la scatola fa fatica a passare per colpa del piantone. Poi non possiamo tirarla su perché abbiamo il supporto motore, che tra l'altro, come vi confermo, è rotto, distrutto proprio. Anche questo era il motivo per cui il motore si muoveva tanto, oltre ai due laterali che avevamo visto nella puntata scorsa. E inoltre in avanti non veniva perché aveva questa barra di rinforzo per il telaietto. Quindi adesso togliamo un po' di roba intorno e la estraiamo, così poi posso anche lavare tutto sto schifo che veramente ha perso un sacco sta scatola, era parecchio tempo che perdeva. Adesso non faccio altro, ragazzi, che rimuovere le testine di sterzo insieme agli snodi assiali. Anche se in realtà gli snodi assiali potrei lasciarli su, nessuno mi vieta di lasciarli su. Comunque poi loro li toglieranno per revisionare la scatola. Mandiamo a revisionare la scatola, così me la sistemano tutta bene, e poi rimontiamo noi la roba. Perfetto, ragazzi, questo è il risultato finale. Lasciato su gli snodi perché sono molto duri da togliere, li toglieranno loro, poi me li rimetteranno anche su, tanto a me non disturbano per mettere su le cuffie, che assolutamente vanno ordinate nuove perché sono rotte. Mi sono segnato i giri delle testine sterzo, anche se poi comunque andremo in convergenza, ma è giusto per non distruggere le gomme strada facendo per andare a fargli la convergenza. Rimetteremo le gomme come erano prima e basta, ragazzi. Procediamo adesso a rimuovere
i bracci posteriori, che mi sono già avvantaggiato avendo rimosso ammortizzatori. Mi manca solo da mollare il braccio qui sotto e le due viti che tengono i caramelloni, sia di qua che di là, e tiriamo giù anche questi. Però prima fammi dare un'altra mano di nero alla marmittina del ciao. Perfetto ragazzi, questo è un altro lavoro fatto. Settimana prossima, quando mi arrivano i caramelloni nuovi, tac, prontamente li porto in officina e li sostituisco con la pressa. Adesso, dato che ho ancora un po' di tempo da dedicargli, vorrei già portarmi avanti mollando olio, motore e olio del cambio. Così poi, quando mi arriva l'olio del cambio, lo butto già dentro, e l'olio motore gli buttiamo già dentro quello che dicevamo la scorsa puntata da supermercato. Non cambio neanche il filtro, ragazzi, perché ripeto, farò un lavaggio adesso con olio nuovo. Voglio fare un bel lavaggio col pulitore per circuiti dell'olio, mezz'oretta in moto dopo che avremo fatto la distribuzione naturalmente, e poi via si vola, svuotiamo tutto, buttiamo dentro il Motul 540 che avevamo stabilito all'inizio. Mi sono già mollato la staffa, quella che va qua a coprivolano. Adesso mollo l'olio, perché poi voglio anche già togliere la coppa, pulire un po' bene la base e tutto quanto, mettere su la guarnizione della coppa nuova. Magari gli do anche una piccola restauratina a sta coppa che ha preso un colpo, la ribattiamo un po' e gli diamo una verniciatina, giusto per fare un lavoro fatto bene. Sicuramente non sarebbe stato di beneficio fare la pulizia con quest'olio veramente vecchio. Usato più che vecchio. Sì ragazzi, usato più che vecchio, perché sulle altre auto ho sempre fatto la pulizia con l'olio che avevano dentro. Perché? Perché era un olio, è vero che era fermo da tantissimi anni, però comunque sulla stina lo vedevi ancora bello pulito, nel senso, sicuramente aveva perso le sue proprietà, ma a me non interessava perché lo usavo per fare il lavaggio. Questo invece è un olio che ha fatto chilometri, è stato usato perché l'auto veniva usata tutti i giorni, quindi è un olio esausto che mi avrebbe fatto più malefici che benefici nell'usarlo per pulire il circuito dell'olio. Allora per questo io butterò dentro un olio sacrificabile da pochi soldi, perché deve girare mezz'ora, ripeto, e poi tac, lo buttiamo giù e ci pulisce tutto l'impianto. Vedrete ragazzi che quando noi butteremo dentro olio nuovo, il pulitore uscirà dopo mezz'ora l'olio nero catrame, perché pulisce veramente bene il pulitore che usiamo qua. Speravo di trovare l'olio del cambio, ragazzi, in una situazione un po' più felice, invece purtroppo l'olio del cambio si vede ad occhio nudo che non è mai stato cambiato. Tuttavia non presenta residui metallici, è semplicemente molto vecchio e usurato. Potrebbe spiegare il perché io sentissi un leggero fischio nel cambio durante la marcia. Spero vivamente, ragazzi, che mettendo l'olio nuovo sparisca quel fischio, perché altrimenti non aver mai cambiato l'olio per 200.000 km ha cominciato a rovinarmi i cuscinetti del cambio. Dai, dobbiamo essere positivi, speriamo che tutto vada per il meglio. Lo scopriremo solo provandola poi. Adesso mi mollo in rapidità la coppa e vediamo come è messa a livello di residui la coppa e il pescante anche. A livello di depositi, ragazzi, non ci possiamo assolutamente lamentare. Molto basso il livello di depositi qui. Ne abbiamo davvero pochi, una coppa in ottime condizioni, oserei dire. Anche qui non ne abbiamo, in genere c'è proprio uno strato che viene su col dito. Onestamente non mi sembra brutto neanche il pescante, ma comunque, visto che ce l'ho in mano, lo tiro giù, lo lavo, lo soffio, così siamo tranquilli. Lo butto un po' in ammollo nel gasolio, ragazzi, eccolo qui. Nel frattempo guardate che gommette che mi sono preso per il ciao, ragazzi, si spacca di brutto qui. Molto bene ragazzi, ho messo in ammollo la coppa col gasolio in modo da pulire bene tutti i residui anche nascosti sotto.
e siamo a posto. Mi sono già pulito la base della coppa bene, così siamo pronti per rimontare poi la coppa con la guarnizione nuova. Lasciamo in ammollo anche il pescante. Nel frattempo, ragazzi, farò un time skip di tutta sta roba di un weekend, quindi la vedrete già a posto sta roba, ma nella prossima puntata. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto. Questa seconda puntata dell'Integra è stata molto produttiva. Non mi resta che salutarvi alla prossima. Ciao ragazzi, questo è Affari a 4 Sky.